Un saluto a tutti, Liberi.tv, nello specifico la puntata di Spazio Certi Diritti. Quest'oggi insieme a noi abbiamo padre Alberto Maggi, che è teologo biblista, nonché scrittore di un bellissimo libro che è Versetti pericolosi, neppure io ti condanno, da cui appunto prende il nome la puntata odierna. Innanzitutto un saluto a padre Alberto Maggi, buongiorno, buonasera. Buonasera a voi. Io farei già vedere il libro, giusto perché comunque i nostri amici web ascoltatori lo guardino e poi magari, non so, decidono di comprarlo. Io dico già da subito che la casa editrice è Campo dei Fiori. Partiamo proprio da questo libro, dal libro, e parliamone un po' come mai abbiamo deciso, come mai il padre Alberto ha deciso di scrivere questo bellissimo libro. Nel IV secolo c'è stato un grande cambiamento nella Chiesa. Da fede perseguitata è diventata religione imposta. A farne le spese sono stati i Vangeli. I Vangeli sono la formulazione del messaggio di Dio, che è un messaggio d'amore, e l'amore può essere soltanto offerto, non può essere mai imposto. L'amore può essere proposto, ma quando l'amore viene obbligato diventa violenza. Allora a farne le spese sono stati i Vangeli. In particolare il Vangelo più annacquato e più censurato dalla Chiesa stessa fu il Vangelo di Luca. Allora, in questo libro cerco di far riscoprire il messaggio di Gesù originario contenuto nel Vangelo di Luca, così come ce l'abbiamo oggi. Perfetto, perfetto. Allora, io partirei anche da alcune parti del libro. Se Dio è amore e non potere, non può essere comunicato attraverso la legge o la dottrina, ma solo mediante gesti che trasmettono vita. In questa frase si legge un monito al potere temporale della Chiesa e un inno all'avvicinarsi di più al prossimo. Sbaglio? C'è nel messaggio di Gesù un'importante affermazione. Gesù dice: io sono la verità, e invita i suoi discepoli ad essere la verità, a camminare nella verità e fare la verità. Gesù, e lui poteva dirlo, non dice: io ho la verità, ma io sono la verità. Qual è la differenza? Quanti pretendono di avere la verità, in base alla verità che pensano di avere, alla loro dottrina, si sentono in diritto di giudicare chi non la pensa come loro, di condannarli e di separarsi. Quindi chi ha la verità, in nome della propria verità, è capace di danneggiare gli altri. Allora Gesù non dice neanche di lui: ho la verità, dice: io sono la verità. E a noi non ci invita ad avere una verità, ma essere nella verità, che nel linguaggio del Vangelo di Giovanni significa mettersi in sintonia con l'onda d'amore di Dio, e questa onda non conosce barriere, questa onda va verso tutti. Mentre chi ha la verità si separa dagli altri, chi è nella verità si avvicina a tutti. Mentre chi ha la verità si sente in diritto di giudicare, chi è nella verità si mette in una posizione di servizio. Allora, il compito della Chiesa è di evitare la tentazione di convertire il Vangelo a se stessa, ma è la Chiesa che si deve convertire al Vangelo. Anche perché è un messaggio d'amore questo, cioè non giudicare mai il prossimo, ma amarlo incondizionatamente per così com'è, penso. Sì, nel Vangelo, quando Gesù dice non giudicare, non ha il significato, come banalmente alcuni riducono, non avere un'opinione, non farti un giudizio. Non mettere l'etichetta, non mettere l'etichetta. Non puoi mettere l'etichetta su una persona per un suo atteggiamento, per un suo comportamento e condannarla per sempre. Offri sempre una possibilità. Certo. Padre Alberto, l'elezione a pontefice di Papa Francesco sembra aver riportato la Chiesa a quel messaggio di accoglienza e amore universale che da tanto tempo, insomma, si sperava. Cosa pensa di questi cambiamenti? Dopo un lungo inverno gelido, finalmente nella Chiesa si sente nuovamente il profumo del Vangelo. E i primi ad essersene accorti sono proprio le persone che si sono allontanate o sono state allontanate dalla Chiesa. La Chiesa aveva raggiunto, la Chiesa, in particolare la Chiesa italiana, è quella che conosciamo meglio, il punto più basso. Il punto più basso della Chiesa lo raggiunse con la proibizione dei funerali a Welby. Ricordate il caso di quella persona paralizzata che chiedeva la fine della sua tortura. Fu l'accanimento contro Peppino Englaro, che chiedeva la fine di quella esistenza soltanto biologica della figlia. Una Chiesa che nello stesso tempo in cui
concelebrava in pompa magna i funerali di un dittatore come Pinochet, negava i funerali a Welby. Una chiesa dove si seppelliva un bandito romano in una delle basiliche di Roma e si comportava in maniera diversa, dando dell'assassino al padre di Eluana che chiedeva la fine delle sue sofferenze. Questo è stato il punto più basso che ha toccato la chiesa italiana e da quel momento è iniziata un'emorragia. La gente ha capito questa chiesa non ha nulla a che vedere con Gesù. Ora finalmente con Papa Francesco si sente di nuovo il profumo del Vangelo. Un uomo che prima ancora di annunziarlo si vede nella sua persona, nei gesti, che crede in quello che annunzia e vive quello che annunzia. Quindi aspettiamoci una nuova primavera per la Chiesa. Ma speriamo, perché comunque gesti di speranza ce ne vorrebbero tanti in quest'Italia, ma in generale nei confronti dei fedeli, perché magari, come dice lei, padre Alberto, ci sono tante persone deluse, e magari si sono anche allontanate, e magari vorrebbero ritornare a credere di essere credenti o cattolici, o comunque credenti in Gesù Cristo, in Dio e nella Chiesa stessa. Facciamo una piccola, diciamo, riflessione. Volevo chiederle, visto che abbiamo visto molti video su internet che parlavano proprio di questo argomento, si può essere credenti omosessuali? Cioè, insomma, si può vivere serenamente il proprio essere gay e lesbica e amare quindi una persona del proprio stesso sesso e possono essere considerati peccato agli occhi di Dio? Io credo che in campo morale siamo ancora nella preistoria, perché se ci poniamo certe domande si vede che ancora il cammino dell'umanità è lento. Io ho provato nella mia pelle cosa significhi essere considerato un diverso, perché io sono nato nel 45 e in quegli anni, negli anni 50, essere mancini era un gravissimo difetto della persona, era un essere, avere qualcosa di deviato, e si costringeva il bambino, io ricordo ancora le bacchettate che ho ricevuto su questa mano sinistra, che ero portato naturalmente, ero mancino, per farmi diventare destro. Quindi era chiamata la mano del diavolo, tante sciocchezze del genere. Oggi, con il progresso della scienza, si è visto che non solo non è un difetto essere mancini, ma addirittura hanno una chance in più degli altri, perché riescono ad azionare parti del cervello, eccetera. Questo qui. Perché dico questo? Ecco, perché non superiamo queste etichette? C'è la persona, c'è la creatura umana, e la natura ha una maniera multiforme di manifestarsi. Adesso siamo in primavera, se usciamo vediamo i fiori, sono di tutti i tipi, perché la natura non ha creato soltanto un fiore o due tipi di fiori, ma euforica, esplosa in questa quantità di fiori. Allora vediamo la persona così com'è, orientiamo la persona al dono di se stessa, dell'amore, e cerchiamo al più presto di togliere queste etichette, perché limitano la persona. Immagina soltanto, tanto per parlare dei grandi della storia, ci sono stati dei grandi artisti, dei grandi pittori, se io lo vedessi dal lato della sua omosessualità, sarebbe un ridurre una cosa del genere. C'è la persona che si esprime per quello che è. Bene, padre Alberto, grazie, queste sono bellissime parole. Anche qui io intravedo speranze, intravedo comunque un modo di rapportarsi al mondo differente, ed è un bel modo di rapportarsi al mondo, perché significa che facciamo tutti parte dello stesso disegno, parte della stessa natura, ed è un modo bello e accogliente di vivere la cristianità. C'è un esempio molto bello nei Vangeli. Gesù a un certo momento incontra un individuo, si chiama Levi, che è un pubblicano, cioè l'esattore del dazio, e lui ha due etichette che la società gli ha messo addosso. Dal punto di vista della società è un ladro, dal punto di vista della religione è un peccatore. Ebbene, scrive il Vangelo, Gesù vede l'uomo. Gesù non vede né il peccatore della religione né il ladro della società. Gesù vede un uomo, e a questo uomo gli offre la pienezza di vita. E credo che è questo anche il nostro atteggiamento. Basta con queste etichette che limitano e condizionano il nostro sguardo sulle persone.
Grazie, padre Alberto. Quindi io tornerei a questo punto a parlare di Vangelo, visto che nel Vangelo stiamo trovando tanti piccoli insegnamenti di vita che ci possono servire appunto nella quotidianità. In Matteo 5.13, le beatitudini, c'è un passaggio che recita: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Anche qua si vede, diciamo, un messaggio nel non giudicare gli altri e non mettere, diciamo, in croce a priori le persone. Cosa pensa di questo? Bene, seguire Gesù significa stare sempre dalla parte degli ultimi, sempre dalla parte dei perseguitati e mai dalla parte di chi perseguita, anche se chi perseguita pretende di farlo in nome di Dio. Seguire Gesù significa stare dalla parte dei condannati e mai dalla parte di chi condanna, anche se pretende farlo in nome di Dio. Stando dalla parte degli ultimi, dei rifiutati, degli emarginati, dei condannati, si è sicuri di stare dalla parte del Signore che ha scelto questo ruolo. E stando dalla parte di chi condanna, di chi giudica, credo che è rischioso perché ci si allontana. Dall'altra parte, Gesù ce l'ha messo come prospettiva di vita. Seguirlo significa andare controcorrente, manifestando nel mondo un amore di una qualità tale che la società fa difficoltà a comprendere. E allora questo amore mette in crisi le strutture stesse della società e si scatena la persecuzione. Ma la persecuzione non è mai un fattore di morte, ma sempre uno strumento vitale di crescita del credente e della comunità. Per cui quando arriva la difficoltà, l'incomprensione, la persecuzione, uno non la va in cerca, ma quando arriva sa che il Signore sta dalla parte sua. Bene. Grazie ancora. Padre Alberto, io tornerei a parlare del libro che ha scritto Versetti pericolosi. Nel capitolo 8 si dice Santità no grazie, si rimarca, il capitolo si chiama appunto Santità no grazie, si rimarca il fatto che Gesù è il Dio che per amore è sceso verso gli uomini e si è fatto lui stesso uomo. Ci può spiegare questo significato, questo passaggio? È la grande novità portata da Gesù dell'incarnazione, qualcosa di difficile da comprendere a suo tempo e difficile da comprendere anche oggi. Perché Gesù non si è presentato come un uomo eccezionale, straordinario, che per le sue qualità si è innalzato alla condizione divina? Questo sarebbe stato comprensibile, perché a quel tempo tutti coloro che detenevano un potere, l'imperatore, il re, si consideravano nei cieli, cioè di condizione divina. Gesù ha fatto qualcosa di contrario, ha mostrato un Dio che invece scende, si incarna in un uomo. E questa è la grande rivoluzione portata da Gesù. E allora questo Dio che si manifesta in Gesù non chiede, come il Dio dell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo. E per santità si intendeva un insieme di osservanza, di regole, di pratiche religiose che separavano l'uomo che cercava questa santità dagli altri. Perché se io la mia vita è fatta di pratiche, di sistemi religiosi che non sono uguali a quelle degli altri, io incomincio a salire dei gradini per innalzarmi verso questo Dio, ma nella misura che salgo mi allontano dagli altri. Ebbene, Gesù mai, mai nelle sue parole c'è questo invito: siate santi come io sono santo, ma siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. La santità non è per tutti e soprattutto allontana dagli altri. La compassione è all'interno delle capacità di ognuno di noi e la compassione avvicina ad ogni creatura. Bellissimo. Padre Alberto, io le giuro, ho i brividi ogni volta che dici queste cose, perché comunque a me il Vangelo piace ed è l'interpretazione veramente bellissima delle parole di Gesù, che avvicinano molto di più alla Chiesa di tanti altri magari discorsi che sono sicuramente importanti, ma avvicinano molto di più. Io parlerei anche del sito internet www.centrostudibiblici.it e delle videomelie, che sono un nuovo modo di comunicare. In pratica la rete, possiamo dire, che è al servizio dei credenti. Ce ne vuol parlare? Sì, quando in questo piccolo paese, sto a Montefano, in provincia di Macerata, nelle Marche, è arrivato finalmente la connessione ADSL, abbiamo creato la videomelia e gli incontri in diretta. La videomelia ogni giovedì e venerdì alle 8 leggiamo e commentiamo il Vangelo della domenica in lingua italiana il giovedì e in lingua spagnola il venerdì. La risposta è andata al di là di ogni aspettativa.
e ogni prima e seconda domenica del mese alle 10 trasmettiamo gli incontri sul Vangelo in diretta. Attualmente si collegano da ben 133 nazioni al nostro sito. L'omelia che facciamo il giovedì viene tradotta in tutte le principali lingue, addirittura in cinese. La radio cattolica di Hong Kong la trasmette naturalmente in lingua cinese. Ci arrivano le richieste, la più bizzarra: padre Edward è cappellano dei Daikyu, che sono i discendenti dei tagliatori di teste di un'isola del sud del Borneo. Anche lui ci ha chiesto di poter partecipare a questa videomelia. Allora ci siamo chiesti: come mai? Bene, grazie a internet, questa diffusione, il sito, tutti questi strumenti, ma come mai questo messaggio che parte da questo piccolo paese è comprensibile ovunque? Perché cerchiamo di utilizzare la dinamica del Vangelo. E qual è la dinamica del Vangelo? Che non c'è valore assoluto più del bene dell'uomo. Questa è la dinamica con la quale sono stati scritti i Vangeli. L'unico valore veramente sacro è il bene dell'uomo. Quando al bene dell'uomo si affianca una dottrina, una verità, un dogma, prima o poi in nome della dottrina si farà soffrire l'uomo. E invece Gesù, tutte le volte che ha dovuto scegliere tra il bene della dottrina e il bene dell'uomo, ha scelto il bene dell'uomo. E ancora una cosa, per Gesù non è sacra la vita, è sacro l'uomo. In nome della sacralità della vita si può far soffrire l'uomo, in nome della sacralità dell'uomo questo non potrà mai accadere. Allora, avendo posto questa dinamica, questo messaggio è diventato internazionale. Certo. Senta, padre Alberto, immagino che comunque lei veda tantissime persone, tantissimi fedeli. Ci parla dell'esperienza più bella che ha avuto da quando è al servizio di Dio? La verità di una dottrina non dipende dall'autorità che l'emana, ma dai frutti che produce. Quando un insegnamento produce vita, arricchisce vita, restituisce vita, indubbiamente viene da Dio, perché Dio è l'autore della vita. Ebbene, in tutti questi anni di divulgazione, di comunicazione della buona notizia di Gesù, abbiamo visto delle persone risuscitare e delle persone compiere dei gesti eroici di vita. Quello adesso che mi viene in mente in questo momento, anni fa andavo tutti i mesi in quelli di Napoli per tenere degli incontri sul Vangelo di Matteo, e una coppia di giovani, il giorno dopo il matrimonio, hanno preso in affido un ragazzo di 14 anni cerebro leso. Io sono rimasto colpito. E immagina quando mi hanno detto, dice padre Alberto, questo è frutto dei tuoi incontri. Ma ci rendiamo conto? Quando capita un bambino così in una famiglia, va bene, pazienza, si accetta, ma una coppia di giovani sposi che lo va in cerca. Che lo va in cerca, queste sono espressioni eroiche d'amore. Allora questo è il segno che questo messaggio che comunica vita viene senz'altro da Dio. Amore chiama amore, quindi in questo caso loro avevano amore e hanno deciso di dare il loro amore a una persona che ne aveva bisogno in quel momento, e lo hanno ricevuto. Un messaggio di fiducia. Vedi, un altro aspetto: io sono 37 anni che sono prete, non ho mai pronunziato la parola aborto, mai, né in una predica né un incontro, è tutto registrato, puoi controllare, non ho mai pronunziato la parola aborto. Ma quante donne hanno scelto di non abortire dopo una celebrazione eucaristica e dopo un incontro, perché hanno sentito annunciare la buona notizia. E la buona notizia si può riassumere così: c'è un Dio che è un padre che ti sussurra con quella voce riconoscibilissima, e in qualunque situazione, in qualunque momento, non ti preoccupare, fidati di me. E quando c'è la fiducia nella vita, fiorisce la vita. Quindi c'è bisogno di essere ascoltati, allora. Cioè, molte volte uno ha bisogno di qualcuno che lo ascolti e sapere che dall'altra parte c'è Dio, o comunque un parroco, un prete che mette in contatto. Oggi l'ascoltare è diventata un'arte abbastanza difficile. Tant'è vero che pur di essere ascoltati le persone pagano psicologo. Qui da me tutte le sere alle 18 ricevo le persone che vengono a parlare, vengono con l'idea di chiedere dei consigli. Io in tanti anni non ho mai dato, mi rifiuto, quando me li richiedono mi rifiuto di dare i consigli. E sai cosa succede? Che loro mentre parlano
vedono una persona che li ascolta con amore, con partecipazione, senza minimamente giudicarlo, eccetera, succede che la risposta che cercavano esterna ce l'avevano dentro di sé e se ne vanno via soddisfatti. Io non do consigli, aspetto che la persona parlando, inserita in questa sintonia d'amore, di comprensione, trovi dentro di sé la risposta. È bellissimo, io sono senza parole. Io andiamo un attimo avanti. Quale passo del Vangelo invece consiglierebbe di leggere a un ragazzo che volesse avvicinarsi alla parola di Dio, a Dio? Dunque, c'è una certa immagine errata di Dio come colui che chiede, colui che toglie, colui che limita, ma il Dio di Gesù non assorbe le energie degli uomini, ma gli comunica le sue. Non è un Dio che diminuisce la persona, ma lo potenzia. Allora un brano che può essere dato per i giovani, ma non solo per i giovani, è quello dell'incontro di Gesù con il giovane ricco. È un giovane al quale Gesù gli chiede se vuoi essere perfetto, che ha il significato di maturità, di crescere. E come ci si cresce e come si matura? Donando la propria vita agli altri e condividendo i propri beni con gli altri. La crescita e la maturità dell'uomo dipende dalla sua capacità di farsi dono. Quindi l'incontro con Gesù non diminuisce la persona, ma lo potenzia, non lo limita, ma gli permette di entrare nella piena maturità. E quindi questo brano dell'incontro di Gesù con il giovane, detto tra parentesi, Gesù poi ha fallito, perché la persona era ricca purtroppo, pensava di possedere dei beni. In realtà l'incontro con Gesù gli ha fatto capire che non possedeva dei beni, ma ne era posseduto. La verità che emerge nei Vangeli è che si possiede soltanto quel che si dona. Quel che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Quindi la misura di crescita, di maturità del ragazzo, del giovane, è la propria capacità di farsi dono d'amore per gli altri. Quindi dono d'amore per gli altri è il messaggio che Padre Alberto lancia a tutto il web, dicendo di essere parte del cambiamento dando una parte di se stessa agli altri. E questo è il messaggio che dovremmo lanciare non soltanto ai giovani, ma penso a chiunque nella società. È in ballo la nostra felicità, perché tutti cercano la felicità ed è triste vedere come pochi trovano la felicità. Perché? Ma Gesù l'ha detto, la felicità non consiste in quello che hai, ma in quello che dai. La felicità non consiste in quello che riceviamo dagli altri. Se fosse questa la felicità, restiamo sempre amareggiati nella vita, perché gli altri non possono sapere quali sono i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Allora Gesù dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Si può essere pienamente, completamente felici qui, in questa esistenza. E la felicità è alla portata di tutti, perché tutti quanti possiamo dare. Padre Alberto, io la ringrazio ed è questo, già lei ci ha dato oggi degli insegnamenti importanti a Liberi TV, a Spazio Certi Diritti, che speriamo di divulgare il più possibile, perché sono veramente insegnamenti di vita e io ci tengo veramente a quello che lei ha detto stasera, ci credo e mi piace quello che ha detto. Lo vorrei sentire veramente da tante persone, questo messaggio di fratellanza che lei ha dato. Qui ci mancava e sono contento. Io consiglio di andare a vedere sul sito www.centrostudibiblici.it le videomelie, io la vedrò sicuramente, perché è molto interessante, e consiglio anche ai nostri amici web ascoltatori di digitare proprio il nome Padre Alberto Maddi su YouTube e vedere tutti i video che compaiono e tutto il lavoro che Padre Alberto ha fatto in questi anni e continua a fare. Padre Alberto, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, però io vorrei che lei innanzitutto la lasciasse i riferimenti dove la possono contattare e come fare, insomma, per partecipare eventualmente, per seguire le videomedie. Sì, abbiamo un sito internet che è studibiblici.it. Andando lì trovate tutto il calendario dei nostri incontri e soprattutto i due appuntamenti della settimana, la videomelia del giovedì sera alle 20, basta andare a videomelie in diretta, ci si può collegare e poi intervenire via chat con domande e con commenti, e incontri in diretta l'incontro mensile. Inoltre nel nostro sito si trova tanto materiale, come diceva Cristiano, di conferenze, di video, eccetera, e credo che c'è una risposta a quanto le persone cercano per la vita.
Grazie per Alberto. Io prima di concludere e di passare la linea alla regia Donato Volpicella, faccio nuovamente vedere il libro di padre Alberto Maggi, che è Versetti pericolosi, Neppure io ti condanno. E anche questo è un messaggio, Neppure io ti condanno, compratelo, leggetelo, perché è un libro veramente bello, è la parola di Gesù, giusto? Padre Alberto, grazie ancora Padre Alberto, speriamo di vederci presto, chissà, e buon lavoro veramente, perché quello che fai è un lavoro bellissimo. Grazie, auguri e complimenti per questa vostra attività, grazie. Grazie a voi.